Da lunedì 180 alunni della primaria Codignola potranno tornare finalmente nel plesso di via Milite Ignoto. Abbiamo messo in sicurezza la scuola, abbiamo cambiato gli infissi, è stata rifatta tutta la mensa, quindi dall'8 gennaio i bambini torneranno a questa, chiamiamo, nuova scuola. E faremo proprio con loro lunedì mattina una bellissima inaugurazione. È stato un intervento fatto veramente ad arte, adesso la scuola è sicura, è bella, è colorata come diceva prima il sindaco e per la nostra comunità è veramente un grande orgoglio. È stato fatto un investimento di 980.000 euro che ha previsto il rifacimento e messa in sicurezza di tutti i solai. Più sono stati spesi altri 150.000 euro per gli infissi. L'edificio era stato chiuso nel luglio 2022. In questo periodo terze, quarte e quinte sono state ospitate al Mazzini, che aveva trasferito le sue classi all'Illuminati, tutti edifici del comprensivo 3. Questa mattina l'occasione per apprezzare gli interventi, rispettando i tempi, delle ditte Metalser e Gizzi Costruzioni. È un ulteriore tassello di un grande lavoro che questa amministrazione sta compiendo sui plessi scolastici di Pescara. Sì, stiamo investendo 18 milioni e mezzo di euro, una cifra mai investita in questa misura, però questi lavori non costano nulla ai cittadini di Pescara perché abbiamo saputo intercettare i sistemi di finanziamento che lo Stato e l'Europa hanno messo a disposizione, tant'è che nelle nostre scuole con l'efficientamento energetico il 90% dell'investimento ci viene restituito dal GSE. Ora toccherà al Mazzini essere riqualificato in questi giorni il cantiere che durerà 2 anni per un investimento di 6 milioni di euro.